A Napoli chiudono circa 1000 imprese ogni 30 giorni. L'epicentro di una crisi da lacrime e sangue è Mergellina. Qui, dopo il crollo del palazzo alla Riviera di Chiaia, il 4 marzo scorso, in un mese hanno già chiuso i battenti 24 esercizi commerciali. E centinaia di cittadini sono passati di colpo nell'esercito degli sfollati, coi propri beni rimasti imprigionati dentro case, studi professionali o negozi inagibili. E merce che si deteriora di giorno in giorno. Sotto i palazzi del governo rimbomba la voce di chi sta perdendo tutto. Tuona Lucio Mauro, di Cittadinanza Attiva. Il crollo di Chiaia è avvenuto in una situazione già difficile perché dopo la chiusura di via Caracciolo la mobilità in tutto il quartiere era già compromessa. Il problema si è aggravato ulteriormente perché nel momento in cui si sono avuti danni alla stazione si protrarranno per parecchio tempo questi danni, quindi non si capisce come si possa risolvere nei tempi dettati dall'amministrazione, che ha sempre parlato di giorni, mesi, ha dato date, poi le ha rimangiate, poi ha parlato di magistratura. Non si capisce come si riesca a risolvere un problema che secondo noi si trascinerà per diversi mesi se non anni. I danni alla stazione, che sono quelli che hanno provocato in effetti il crollo del palazzo, sono molto più ampi di quelli che si dice, quelli che sono conosciuti dalla gente comune, perché pare che la stazione, oltre che avere danni a testa della stazione verso Piedigrotta, pare che ne abbia anche a coda della stazione verso Villa Pignatelli. Il problema di far transitare di nuovo il traffico su quell'arteria non so come possa essere risolto, perché nel momento in cui si fa passare il traffico pesante di autobus piuttosto grandi e vecchi a Napoli potrebbe provocare degli ulteriori danni agli edifici che sono già compromessi, ce ne sono alcuni che sono sprofondati di 5, 6, 7 centimetri, quindi le vibrazioni del traffico pesante potrebbero aggravare una situazione che è già compromessa di per sé. E tuona Roberto Martinelli, presidente del centro commerciale Mergellina, contro quella ZTL che ancor prima del crollo aveva già desertificato ogni attività commerciale in tutta l'area. Abbiamo un dramma che, al di là di quello che gli sfollati, che ormai sono da più di un mese fuori di casa, e quindi avremmo desiderato da parte delle amministrazioni locali un po' più di sensibilità. Poi ci sono tutti i negozi, 24 sono completamente chiusi, quindi capirete che lì non c'è più una redditività da più di un mese e sono in grosse difficoltà. La chiusura della Riviera di Chiaia ha determinato almeno un altro 60% di calo delle vendite su tutta l'area interessata. Parlo di via Giordano Bruno, parlo del mercatino Galeani, parlo di via Gramsci, salita Piedigrotta, Riviera di Chiaia, tutta la zona fino a Chiaia è interessata a questa chiusura di una strada. Questo sta determinando licenziamenti da parte delle imprese prettamente commerciali. E tutti sanno che dopo i licenziamenti normalmente arrivano le chiusure. Le grosse firme stanno lasciando Chiaia e questo è un altro segno di una città che va verso la desertificazione. E questo è Napoli, una città che già ha la massima punta di disoccupazione, non si può permettere. Dentro il palazzo, nelle stanze di San Giacomo, il sindaco prova a rassicurare i cittadini, facendo balenare le ricadute economiche di Coppa America, che si avvicina a grandi falcate per occupare il lungomare di Napoli. Solo l'ennesima passerella per politici ormai alla frutta. E questo è il commento dei napoletani, che hanno fatto due conti sulle tanto magnificate ricadute dell'edizione 2012. Scoprendo che la ditta incaricata di presentare i bilanci della manifestazione ai napoletani, la Deloitte, era la stessa che aveva sponsorizzato l'evento. Come chiedere all'oste se il vino è buono.
Dopo le furiose polemiche della primavera scorsa, quando cittadini e associazioni scesero in campo chiedendo il conto dettagliato del dare avere rispetto ai 10 milioni sborsati per organizzare a Napoli le regate Coppa America, ACN, ovvero America's Cup Napoli, la società di scopo costituita da Regione, Provincia, Comune e Unione Industriale di Napoli, riuscì a gettare sul fuoco la doccia fredda del rapporto reso da Deloitte, la società internazionale di revisione che a maggio certificava come per l'evento primaveriglia i benefici economici avessero superato la spesa. Secondo il rapporto di Deloitte, infatti, a fronte di un investimento totale da 12,2 milioni di euro, il ritorno economico sarebbe stato pari a 16,2 milioni come effetto diretto e 19,8 milioni di ritorni, per così dire, indiretti. Peccato che alcune circostanze rischino di rendere assai poco credibile il racconto degli illuminati revisori. A cominciare dal fatto che Deloitte, vale a dire il controllore, era già fra gli sponsor dell'America's Cup a Napoli. Difficile quindi che potesse demolire i conti di un evento che aveva caldamente appoggiato fin dall'inizio. Ma a rendere il quadro ancora meno chiaro sono le affermazioni della stessa Deloitte. In apertura del dossier la società mette infatti le mani avanti, precisando che l'incarico è stato svolto e portato a termine sulla base delle assunzioni e delle informazioni evidenziate nelle pagine seguenti, come riferiteci dall'Unione Industriale di Napoli, e da questi considerate valide alla data del presente documento. In sostanza, il controllore, oltre che sponsor, ha lavorato elaborando i dati forniti dallo stesso soggetto controllato. Sul dramma di cittadini e imprese. Ora si cala l'ennesima beffa della comunicazione. Il Comune di Napoli, che ha avuto quasi un anno intero di tempo per emanare il bando sulla comunicazione di Coppa America ed assegnare quasi 1 milione di euro, lo ha fatto solo in tempi strettissimi, alla vigilia della manifestazione. Perché? Il bando di gara è stato pubblicato dal Comune solo il 27 febbraio 2013, con scadenza il 19 marzo, appena 20 giorni per elaborare progetti complessi ed assemblare la massiccia documentazione richiesta. Solo poche ore per la commissione esaminatrice, chiamata a valutare la conformità alla legge dei requisiti. Il 20 marzo scorso le buste sono state aperte e la gara è stata aggiudicata alla MEC Italy. Altri tempi record per la scelta di testate ed emittenti, visto che il 3 aprile sono cominciate le grandi manovre per l'insediamento del Village. E a chi andrà tutta la comunicazione degli eventi? MEC ha deciso all'istante. Saranno le 4 emittenti del circuito già beneficato lo scorso anno per Coppa America 2012. Le stesse che durante tutta la campagna elettorale hanno magnificato le istituzioni locali con un programma ad hoc. Ma con quali criteri è stata aggiudicata la gara? E perché senza alcuna trasparenza la fortunatissima MEC presceglie esclusivamente quelle emittenti, benché si tratti di destinare denaro pubblico? Ai cittadini, agli sfollati, all'esercito crescente dei senza lavoro, a chi resta paralizzato nel traffico infernale per non disturbare le regate, oggi non resta che domandarsi se i 10 milioni di euro versati a pioggia per Coppa America 2013 non sarebbe stato più giusto impiegarli per dare una boccata d'ossigeno alle piccole imprese agonizzanti, a tutta quella popolazione di Chiaia che oggi, dopo il crollo, trema ad ogni avanzamento delle talpe del fantomatico metrò, scavato sciaguratamente a pochi metri dal mare, ignorando il grido d'allarme dei geologi. La Coppa America sul lungomare, secondo il nostro punto di vista, non andava fatta nelle stesse condizioni, perché noi non siamo contrari alla Coppa America in sé. Diciamo soprattutto perché sono stati investiti molti quattrini da parte della cittadinanza, perché tutto sommato, anche se sono fondi europei, sono comunque fondi che spettano alla città.
Noi avevamo proposto il trasferimento del villaggio sul lungomare realmente liberato e chiuso, cioè verso via Partenope, Casteldelobo e via Nazario Sauro, la quale via Nazario Sauro è tuttora desertificata. Noi abbiamo un registratore di cassa, sappiamo quali sono i risultati. L'anno scorso ci è stato detto: resistete 30 giorni, dopo riapriamo via Caracciolo. Noi abbiamo resistito 30 giorni con un 30% dal primo giorno che si è chiuso via Caracciolo a quando era dopo la Coppa America. Quel 30% si è andato aggravando ulteriormente con le altre ZTL, perché a Chiaia è stata creata una matriosca di ZTL, una in un'altra, sono tre, 66 dispositivi di traffico che vengono cambiati da mattina alla sera in versioni continue. Questo crea solo un disagio e allontana la gente e desertifica. Dal 13 aprile al 20 aprile la città sarà impossibile collegarla da una parte all'altra, bisognerà fare un giro gigantesco oppure andare a piedi da piazza San Lazzaro a piazza Vittoria. Evitare una forma di mancato rispetto verso le persone, perché persone che stanno lì senza casa, non è che è molto piacevole stare seduti su una poltrona, su una sedia, in attesa di poter salire su a prendere dei vestiti di cambio e vedere le vele di Prada e di Oracle che sono sul lungomare. Il 10 aprile, mentre la città chiude i battenti per una serrata senza precedenti, sulla stampa appaiono le dichiarazioni di Mario Hubler, uomo macchina di Coppa America, che esalta le performance della manifestazione e del villaggio. Un bunker per VIP, dato che chi vorrà accedere dovrà pagare un biglietto da 250 euro, sempre che non riceva omaggi dai suoi santi in paradiso. Coppa America va, e il mare pure, fino forse a sommergere tutto. Come on, come on, come on.